Sale a 28 il bilancio degli operai morti in un'esplosione avvenuta in una miniera di carbone nel nord-ovest della Turchia, mentre secondo il ministro degli interni Süleyman Soylu sarebbero almeno 15 lavoratori ancora intrappolati nella miniera che i soccorritori stanno cercando di salvare. L'esplosione è avvenuta in una miniera nella città di Amasra sul Mar Nero, provocando la morte di 28 operai e il ferimento di altri 28, dei quali 11 sono stati ricoverati in ospedale. Le squadre di soccorso stanno lavorando per salvare i lavoratori intrappolati in galleria 300 e 350 metri sotto il livello del mare. Secondo Soylu, 49 dei 110 minatori che si trovavano nel sottosuolo al momento dell'esplosione sarebbero morti. Siamo davvero di fronte a un quadro triste, ha detto. Secondo le prime informazioni, l'esplosione sarebbe stata provocata da un grisù, miscela di gas costituita da metano o altri idrocarburi che si forma spontaneamente nelle miniere di carbone e in contatto con l'aria si infiamma ed esplode, ha spiegato il ministro dell'energia Fatih Domnetz, accorso sul posto.